Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la quinta puntata della serie su Farming Simulator 17. Allora, è tempo di trebbiature, però, prima di andare a trebbiare con questa misera barrettina qua da mezzo metro che ci ritroviamo, avevo idea di prendere qualcosina di un po' più larghetto per far prima iniziare a velocizzare le cose. Dato che abbiamo 81.200 euro, possiamo anche pensare di fare qualche manovra finanziaria. Allora, avevo idea di vendere questa barra qui e quindi vabbè, prendere 2.000 euro, comprare una barra un po' più larga, vendere la seminatrice piccola e comprare una seminatrice un po' più grande, che adesso non so dove è finita la seminatrice, insomma era qui, dopo sarà stata dispersa da qualche parte, e poi vendere anche qui il coltivatore, che al momento non lo utilizziamo perché poi prendendo una seminatrice più grande andremo a passare direttamente la seminatrice senza dover coltivare, e quando sarà il momento di seminare mais, girasoli e quelle cosucce lì spenderemo quei 20-30 mila euro e compreremo magari un coltivatore almeno da 6 metri per andare bene. Direi che queste manovre finanziarie si possono fare, perciò prima di iniziare a trebbiare in assoluto andiamo a prenderci una bara più grande. Poi quando sarà il momento di seminare e ricoltivare i campi, allora lì andremo a fare altri acquisti. Allora, per fare una cosa furba si potrebbe andare a resettare la trebbia e la barra e portarla a vendere, però facendo le cose già un po' più reali andiamo direttamente con la trebbia. Come devo dire, è molto bello vedere le gomme che si schiacciano, si vede veramente bene la gomma un po' smorricciosa, e sarebbe una cosa ancora più bella che dopo un tot di ore di lavoro la gomma si sgonfiasse, ma per esempio perdesse, quindi fosse proprio spiaccicata a terra e dover andare a Maria distributore, comunque su un compressore, a ricaricare le gomme. Non sarebbe male come idea o come moda aggiuntiva da fare. Comunque, tanto andiamo avanti dai campi che ho lavorato per conto terzi e che continuerò comunque a lavorare per poter guadagnare soldi extra anche per prendere prima altri attrezzi. Comunque, insomma, ragazzi, per essere quinta puntata, già iniziare a mescolare un po' tra barra, seminatrice, cose così, non siamo messi male. Il fatto delle missioni ci ha procurato diciamo un buon guadagno, insomma. Se andiamo avanti così con le missioni, quando magari dovete acquistare qualcosa, vi fermate, fate due o tre missioni, poi riprendete e acquistate l'oggetto, contando che sia un oggetto ex novo, è tutta una spesa, ma se magari come questa vendo una barra e ne compro un'altra, allora capite che adesso questa qua non so cos'è, 3 metri, 4 metri e 3, sarebbe bello prendere almeno 7 metri, sarebbe proprio il top. E allora maciniamo più velocemente i campi in meno tempo, così la trebbia fa meno ore di lavoro, meno ore di lavoro la trebbia poi dura di più e ci costa meno anche a lungo andare, se vediamo, è proprio il ragionamento essenziale. Per il momento facciamo soia e poi appena possiamo ci compriamo l'autocaricante per la paglia e faremo orzo o frumento, che con la paglia avremo un buon guadagno, perché appunto quegli 800-1000 euro in più che possono saltare fuori da una riga di raccolto, capite che alla fine del campo iniziano a diventare bei soldi da investire per nuovi macchinari. Comunque, insomma, adesso ho in mente ingrandire un po' i macchinari, poi appena ci siamo un po' assestati con i prezzi andare a prendere le cose per fare i girasoli e il resto delle colture. Una volta fatte le colture ci resta che partire con gli animali, oltre magari a prendere qualche campo più grande, per esempio magari andremo a caccia del campo 19 o del campo 24, soprattutto che continuandolo a lavorare in conto terzi ci diminuiranno anche il prezzo. Vabbè ragazzi, arrivo allo store, mi guardo un attimo la cosa prendere, compriamo la barra e poi partiamo con le trebbiature. Bene, dopo circa un paio d'ore siamo riusciti a giungere allo store, possiamo portare la barra in posizione di vendita qua.
sganciamo Maria Vergine. Parte via bara. Portiamo via un po' la trebbia, che non andiamo a vendere la trebbia. Vendiamo la bara, vediamo quanto guadagniamo. Vuoi vendere la bara per un valore di 3.744 euro? Allora, aspettate un secondo che voglio far vedere una cosa. 3.744 euro. Se noi andiamo allo store, scusate, nel garage di casa, mi sembrava me la valutasse. No, no, 3.120 euro se la vendiamo. Mentre se la portiamo a vendere qui, guadagniamo quei 600 euro in più circa. E ora qua, 3.700, certamente che la vendo. Bene, venduta. Ora andiamo a prendere la bella barra, in mente subito ho visto io cosa prendere. Allora, se vogliamo restare sul case, sulle barre del case, andiamo, passiamo dalla 4,3 metri a 10 metri, ed è troppo per la, anche per il nostro portafoglio. Una bella è la Rottelmash, Rottelmash Power Stream 700, quindi 7 metri. Dovrebbe andare bene agganciarsi, va bene per quello che dobbiamo fare. 50 euro al giorno, sì sì, va bene, dai, 50 euro al giorno può andare. Bene, acquistiamo. Non ci sono potenziamenti disponibili, quindi via. 36.000 euro, va bene, ci restano 49.000 euro che ci serviranno per la seminatrice, tenendo conto che però dobbiamo vendere anche la soia che trebbiamo, quindi poi c'è un'entrata maggiore rispetto all'uscita, o al massimo c'è qualche emissione. Oh là, 7 metri già si inizia a ragionare. 2 metri e qualcosa in più fa sempre bene. Le gomme sempre un pochettino afflusciate. Oh là, vediamo se la nostra povera trebbia qui ce la fa ancora a trebbiare i campi. Adesso anche un maggiore sforzo, che ormai dare un po' una carburatina alla trebbia, dargli un cicchettino in più sui pistoni. Bene, arriviamo a casa e iniziamo a trebbiare, perché sono 6:40 di mattina, ormai è anche tardi per partire a trebbiare qua. Si lavora presto e velocemente. Siamo arrivati e ora iniziamo a trebbiare, insomma. Ecco qua, dispiegata già la trebbia in corsa per guadagnare tempo. Sente la trebbia che fa un po' faticata. E iniziamo con la nostra soia. In teoria il campo dovrebbe essere concimato, perché la seminatrice aveva fertilizzante, quella all'inizio che abbiamo utilizzato, se non ricordo male. Ebbene sì, si parte con questa seconda trebbiatura. Vabbè, già questa testata si addice alla trebbia, no troppo, ma neanche 4,3 metri, che bisogna proprio fare 500 passate per un campo, ed è ancora piccola se vediamo i 13 metri che ci aspettano tra un bel po' di puntate. Una bella signora trebbia, i bei trattori, un bel Fendt 939 vario, con ruote maggiorate, tutto messo a punto. Bene, qui ragazzi la storia si fa lunga, quindi è meglio andare avanti a trebbiare dietro le quinte, altrimenti viene fuori 2 giorni di video delle trebbiature. E riprenderò il video poi quando sarà il momento di scaricare la trebbia sul rimorchio, che allora vediamo più o meno in quanto tempo si è riempita, diciamo, rispetto al campo, ecco, giusto per fare qualcosina. Una volta finiti i campi poi andiamo a vedere, per quanto riguarda la vendita, se c'è un buon prezzo vendiamo subito la soia, altrimenti se è un prezzo un po' scarso magari aspettiamo che cresce. Nel frattempo magari faccio una missione per prendere 2 soldini per poi prendere una seminatrice un po' più grande. Bene sì, abbiamo il cassone della trebbia qua ormai pieno, ma pieno pieno, come vedete tra poco sborda fuori tutto quanto. 98, 99, 99,1, 99,2, pieno. Hola. Riempita anche questa prima trebbia, devo dire che insomma campo abbiamo fatto
metà circa, perché togliendo un po' le parti sulle teste. Stavo guardando se le gomme si abbassavano di più quando era la trebbia era carica, dopo casomai teoria qualcosina dovrebbe abbassarsi. Passiamo al nostro trattore con rimorchio, eccolo qua. Bisognerebbe uno di questi due qua modificarlo e aggiungere il caricatore frontale per poter portare a casa Mari Pallet senza ogni volta andare allo store con la seminatrice, ma saranno cose che faremo in futuro. Al momento Mari andiamo allo store a ricaricare la seminatrice. Adesso voglio vedere le ruote della trebbia se si alzano, se si abbassano. No, sbagliato tasto. Restano uguali, invece. Carica o scarica che sia, dovrebbero restare uguali. Beh, bello, dai, vedere la ruota che si diventa un po' più ciompa così. Anche rimorchio, mentre quelle di rimorchio dovrebbero pian piano un po' afflosciarsi, dato il peso, diciamo, che si carica il tutto. Vabbè, dai. Trebbia vuota. Sono rimasti uguali, c'è il peso della barra che è maggiore. Bene, qui noi continuiamo le trebbiature, chiudiamo qua il condotto che se no fa sbilanciamento della trebbia, mi va via tutta sbilanciata. E niente, andiamo avanti con le trebbiature, poi vedremo quando saranno ultimati i campi come andare avanti con l'acquisto della seminatrice. Sempre se ritrovo la mia seminatrice, perché c'era una volta una seminatrice e non la vedo più. Boh. E anche questo campo ormai è finito. Eccolo qua. Andato, bruciato anche questo campo. Devo dire, la testata nuova funziona più che bene. Adesso scarico un po' la trebbia. Ho già portato a scaricare una volta rimorchio, perché il poverino tiene solo 8000 litri. Quindi non è che abbia chissà quale capienza. Adesso ci manca solamente il campo 15 e poi abbiamo terminato anche queste trebbiature, prime trebbiature con ufficiali proprio, quindi seminato, raccolto e poi trebbiato. Prima volta che facciamo tutto il giro, perché prima c'erano già culture seminate o già altre cose. Rimorchietto pieno, vabbè, quando ci servirà dopo andremo a... E giù la barra e si macina questo campo. Adesso abbiamo due rimorchi pieni, quindi 8, 16.000 più altri 2.000 litri che abbiamo dentro la trebbia. Diciamo che secondo me 25.000 litri ce li facciamo sicuri. Se poi c'è una bella offerta di soia, magari a 1.800, così, devo dire che guadagniamo qualche soldino sicuramente. Chissà, guadagnare bene, non si sa mai. E se riusciamo a guadagnare bene, ci portiamo a casa senza ulteriori spese, nel senso di diminuire di tanto il portafoglio, ci portiamo a casa la seminatrice, più vendiamo quella che abbiamo, e giusto per non pagare spese di attrezzi inutili vendiamo anche l'erpice. E sto pensando proprio in questo istante, potrei vendere anche un trattore per diminuire ulteriormente le spese, dato che sono da solo e utilizzo un trattore alla volta. È inutile che io mi tenga tre trattori in casa, che poi abbiamo un costo, diciamo, magari di 500 euro al giorno per un solo trattore. Quello che ci costa di più è la trebbia con 2000 euro al giorno, però al momento non possiamo andare ad acquistare una trebbia nuova, quindi a meno che non mi costi 6-7.000 euro al giorno, che proprio una strage. Se riusciamo a mantenerle, diciamo, un guadagno positivo ogni giorno che passa, ci teniamo la trebbia. Poi quando diventerà un costo abnorme, che nemmeno il raccolto di tre campi riesce più a coprire il costo della trebbia, a quel punto lì bisogna buttarla a ferro vecchio e comprarne anche una più grande, che una capienza maggiore,
del cassone ci permette anche di andare più veloce, nel senso che non dobbiamo fermarci spesso. Bene, qui ormai tre quarti di campo mancano, già fate due o tre passate, testata a 7 metri va più che bene. Interno Trebbia, qualcuno, molti mi chiedono l'interno Trebbia. Interno Trebbia è che devo sempre guardare il bordo e non è, diciamo, devo sempre star là che non esco dal bordo, è più facile, diciamo, perdere pezzi con l'interno Trebbia, e quindi insomma, se io guardo dritto così ancora, però questa è una barra a 7 metri, se avessi una barra da 10 mi vedete già che sto saltando il campo all'altra parte, quindi insomma, cioè bisogna stare, nel senso, più attenti, bisogna portare più attenzione, mentre dall'esterno si vede meglio, si vede come è messa la trebbia, vedete meglio se andate dritti, giocate voi in interno cabina, ragazzi. Rimorchio full, trebbia anche, perciò andiamo a scaricare rimorchio in mezzo alle colline qua. Ormai anche il campo, anche questo campo è stato ultimato. Quasi, manca due o tre lì e avanti che mi frena. Ma tu aspetta, sì, la scorgiatoia è giusta. No, perché ho detto, ma dove sto andando? Invece volevo andare via dritto. Qua, da. Bene, tasto I e non Q, perché continuo a premere Q di solito. Sgancio rimorchio. A vecchie abitudini ancora, ragazzi, da risistemare. Bene, secondo rimorchio, andiamo a svuotare la trebbia. Svuotare la trebbia, no, impiantarsi sui pai. E andiamo a svuotare la trebbia. Trattorini qua. Sa, ragazzi, quanto ci vorrà perché arrivi un bel tre assi, inizi a arrivare roba. Adesso vedremo quante puntate mi servono per ritornare a fare il re. E ora qua, cosa è un po' lunga la storia. 500 litri, 200, 100, 0. Bene, ripartiamo con le trebbiature. Ormai qua è terminato anche questo campo. E niente, ragazzi, abbiamo terminato questo campo. Poi anche per questa quinta puntata è tutto. Abbiamo fatto acquistato a testata, trebbiato i campi, insomma, lavorato, abbiamo lavorato. Prossima puntata rinnoviamo un po' i mezzi e riseminiamo i campi, casomai andiamo avanti con qualche missione, anzi vado avanti dietro le quinte con qualche missione per guadagnare qualche spicciolo in più. Abbiamo anche una decina di uova in tasca, ma quelle ce le teniamo lì un attimo, aspetto che ne arrivino un bel po' e poi andremo a venderle. Mi sembra ci siano due casette in giro per la mappa con il simboletto delle uova da vendere su. Non mi ricordo esattamente che campo, ma state tranquilli che prima o poi troviamo. Ultime due passate, poi anche questi tre campi sono stati fatti, così vediamo quanti litri in totale di soia abbiamo nei silos, contando che qualcosina c'era già. Comunque circa un 20.000 abbiamo fatti con questi tre campi. Ha svuotato due volte il rimorchio, adesso si è riempito nuovamente, poi arriveranno altri 1.000-1.500 litri da questo finale di campo, quindi devo dire che non è andata male, anche per essere fertilizzato una volta solo, quindi aumenta di pochissimo, diciamo, la resa del terreno. Ultima passata. Vediamo se arriviamo almeno a 1000 litri.
niente, poi vediamo quanto ce lo vendono, ma ho già dato uno sguardo, non è che sia chissà che prezzo, diciamo, di vendita. Ho visto prezzi migliori, quindi direi casomai di mai aspettare le prossime puntate per vendere. Terrò molto controllato il prezzo, magari appena c'è un prezzo che aumenta, che è in crescita, allora andiamo a vendere. Aumentando poi anche il tempo si possono notare i prezzi che variano, anche perché poi vi mettono le freccette in verde, in rosso e tutto quanto. Bene, scarichiamo e andiamo poi a scaricare il rimorchio. Nel frattempo buttiamo l'occhio sui silos. Soia abbiamo 23.679 litri, contando che cos'è, 5.000 litri li mettono, 5.000 litri li mettono, colza vi danno qualcosina in più, frumento l'abbiamo già trebbiato all'inizio, che c'erano i campi fatti, un altro rimorchio quasi pieno, dai, 24.000 litri sicuri ce li siamo bevuti. Scarichiamo, anzi non abbiamo visto il prezzo più alto della soia, 1200, 1600, questo è il prezzo più alto che abbiamo al momento, però è stazionario, quindi si può un attimo ormai aspettare, magari si posso, se abbiamo adesso fatto 4 rimorchi si possono vendere 2 rimorchi e 1600 e attendere che magari cresca qualcosina, se magari vogliamo vedere tutto, ma eventualmente lo faremo nelle prossime puntate. Per il momento abbiamo altre cosucce economiche da gestire. 31.000 litri di soia nei nostri silos, mamma mia, abituato ragazzi ai milioni di litri fatti nelle scorse, nelle vecchie serie, devo dire che i numeri sono un pochettino bassi, siamo anche in normale comunque, quindi anche i prezzi più bassi sono la cosa un po' più complessa, nel senso che ci vorrà più tempo per fare veramente i big money. Bene, mettiamo a posto il trattore e direi che anche per questa quinta puntata è tutto. Portiamo a casa anche la trebbia, se no poverina mi resta lì fuori. Eccola qua. Testata nuova, trinca. Faremo un bel po' di raccolti con questa, poi vediamo di eventualmente di prenderla sempre più grande finché la nostra trebbia poverina non ce la farò più. Bene, direi che anche per questa puntata è tutto. Mi raccomando, tenetevi pronti per le prossime puntate, ci sarà un po' uno scompiglio di mezzi, vendita, compra, fabbrica a destra e a sinistra, e commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.